Ragazzi, benvenuti nella prima parte di Deluded Mind. È un horror. È un horror e questo sarà uno degli ultimi horror che farò senza webcam perché finalmente ho ordinato la l'action cam nuova, che è una figata. Poi ve la farò vedere quello ordinato. Ma per ora devo farlo senza SG cam. No, non si chiama SG cam, che cazzo dico? Per ora dovrò farlo senza la cam. Comunque facciamo una nuova partita. Credo sia in italiano, comunque sottotitolato. Questo gioco contiene scene horror e jumpscare. Le persone con un cuore debole o epilessia non dovrebbero giocare a questo gioco. Gli sviluppatori del gioco non sono responsabili per eventuali danni che possono avere. Minchia! E che diavolo è? Where the hell am I? Non siamo bene, non so dove. Hello, Agent Control. Supervisory Special Agent Mary Smith here. If you are listening to this message, we were successful in relaying our message to you. We have reason to believe that you are being held against your will, which is why we have a search unit out based on your last GPS coordinates. It is possible that your communicator signal is being blocked by a jammer. Please try to... Fuck! I have to get out of here. Dove diavolo è? Che adesso siamo in nubitorio? Siamo in nubitorio, mi sa davvero. Trova una via di uscita, ok. Oh, per una volta un gioco che mi funziona bene. Il miracolo, Krishna. Ah. Salve, probabilmente non ricordo esattamente perché sei qui. Te lo spiegherò brevemente. Tu e il tuo stupido collega siete andati nel mio appartamento per arrestarmi. Tuttavia non ti aspettavi il mio agguato. Beh, se adesso è troppo tardi per te. La prossima volta ricordati non sei una maschera antigas. Senti questa strana sensazione nella tua testa? Questa è solo una piccola dose della mia polvere miracolosa. Se ti stai chiedendo dov'è il tuo collega da qualche parte, l'amministrazione probabilmente sta continuando a chiedersi dove ha lasciato le dita. Goditi il viaggio all'inferno. PS, hai scoperto che hai ucciso tua figlia Diana? Altrimenti, con un piccolo consiglio, l'assassino ha scritto questa lettera. I migliori saluti, Kevin Range. Figlio di puttana. La porta è chiusa. Aspetta, lock status check, c'è scritto qui. Pezzo di merda. Se mi prende anche per il culo. Capito? Però la porta è chiusa, che diavolo faccio io? Ci sarà sicuramente una chiave, un indizio. Che qui è tutto vuoto. Cioè, non so come si apre l'inventario. Non so neanche se c'è un inventario. Qui c'è un cadavere. Quindi, oh, più di questo. Che schifo sono queste. Con un sorriso fatto con le dita. Porco Giuda! Le dita della gente! Cristo. La chiave. Eccola. Madonna, mi ricorda Condemned. Oh mio Dio. Fuoco è vero? Team, wake up! Wake up, come on, wake up! What's wrong? What happened? You collapsed and were out for a few minutes. Whoa. Did you have that nightmare? Yes. I'm sorry. I know how hard a loss can be. It's okay. Help me out. You have to arrest that deadbeat. Don't forget though, the guy has a potential for violence and handling explosives. Thanks for the information. I almost forgot about that. Torna. Don't open drawers or closet doors, understood? Understood. Closet doors and drawers remain closed. Okay, good. Now follow me. Bellissimo perché non mi ricordo da che parte andare. Dean, come here. Use your phone light. Here, into the corner. Oh my god. Face is totally made. I'll try to find some ID. In the meantime, let HQ know. Dispatch, can you hear me? Dispatch, over! Dispatch. Special Agent Cottrell here. Can you hear me? Damn it. There's no reception here. Damn it. We have to get out of here as quickly as possible. What the hell? He's toying with us. We have to find another way out of the apartment. Follow me. Okay, I'll shit, I'm done for. Oh, fuck. Merda. My head. Jacopo, perfetto. Ah, my head. What the hell was that?
I have to find Robert. Ma dove siamo? Il tipo ha detto che abbiamo fatto irruzione nel suo appartamento. Non so se questo è proprio un incubo che... chiuso per 5 anni. Che cavolo vorrebbe significare chiuso per 5 anni? Cioè? Questo non va. Porco Giuda. No, no, facciamo così. Lasciamole aperte quelle lì. Che abbiamo controllato, perché sennò facciamo giri. Boh. La luce non funziona. Qua c'è un documento qui. Tabella dei farmaci. Ok. Non ho idea di chi siano. Andiamo da qui. Best mental home of the year. Sicuri? Beh, a parte spazzatura, roba del genere, non c'è altro. A parte una chiave. Minchia, mi aspetto di tutto. Porco. È caduto qualcosa. Meglio se l'ha chiusa la porta. Ho la strizza un po'. Non mentirò. Oh mio Dio. Beh, disegna meglio di me. Dio ti prego, liberami da questo, da questa agonia. Non posso più sopportarlo. Ho bisogno di aiuto, nessuno mi sta aiutando perché sono messo mio. Favore, Dio, per favore, bla bla bla. Non lasciarmi qui, non sono malato, sono quantico. Qua c'è scritto sono guarita. Posso uscire di qui, per favore, nessuno ci crede, mi stanno facendo male. Poracci. Chiunque sia. Allora, io tecnicamente... Ah, perché stavo dicendo, io ho la chiave. Porco giuro. No, jumpscare, cioè il gioco diciamo che sono jumpscare, ho paura. What the hell was that? Porco di un cane! Cristo. Madonna! Ma che era? Where am I? Ho paurina. Non so cosa è questo. Porco Giuda, guarda. Parzialmente mi ricordo un po' Outlast. No, oh merda. Sto proprio bloccato. Un po' mi ricordo Outlast, ma... oddio. Administration. Robert should be there. Amministrazione. Bella lì, è questa che diavolo è. Scanner retina, sicuro? Cioè, non lo so. Access sapevo. Denied. Who would have thought? I have to find a way to get in. Non so, chiamiamo il telefono. C'è il telefono di emergenza. Sapete che questo gioco mi funziona bene? Perché praticamente quasi totalmente nella penombra, quindi riesco a ottenere i 30 frame rate al secondo necessari almeno. Minchia. Io mi aspetto di tutto. Madonna, era bloccata però. No, non ci entro, non piccatevi. Non ci casco. Non ci casco. È una luce, capito? Non ho anche una torcia per dire. Non vedo una fava. Password, password, password. Che è questo? Non capisco. Uno.
2, 3, 4. Deve essere una specie di enigma per la password? Non lo so. No, 8975, la password c'è scritta, ma non me la fa scrivere però. Password, vediamo dove la scrivo. Non la fa scrivere, c'è scritto pure. 8975. Non lo so perché. Vabbè, un altro blocco. Minchia ragazzo, aspetta, dove devo andare? Mi voglio andare qua. Dio! No, non c'è niente. Sono entrato di schiena proprio per evitare. Oddio. Vabbè, quando c'è il jumpscare non lo puoi evitare, cioè, ti prende e basta. Ma la strada è giusta, porco Giuda. Vi giuro che sto facendo fatica a vedere nel buio. Uno. Ah, ecco, vedete. Minchia. C'è troppa tranquillità, Cristo. Io riconosco i giochi così. Quando sono troppo tranquilli vuol dire che poi succederà qualcosa. Sono fottuto uno. Credo. C'è da dire che l'ho messo a grafica più bassa possibile, ma è ugualmente figo, cioè. Allora, terzo sal paziente, sono visibilmente definiti di sanguinamento intracerebrale, nausea, morbo di Parkinson. Ok. Insomma, una sorta di istituto psichiatrico praticamente. Cioè, lì c'è un... questo è un 2. 1, 2, 7. Che mi chiedo, ma questa cosa che è? Che è sta roba? Vabbè, torno indietro. Forse il codice per entrare qui. Quanti ne chiede? Troppi. No, vabbè, non credo sia giusto. Prima sta porta era bloccata, mi sa. Non credo, anzi. Cristo, ma com'è possibile che qui non... Allora, 8975, vediamo se funziona. Di là. Altrimenti devo provare a risolvere l'arcano. 897. Affanculo. Affanculo. Che cavolo faccio? Ok. 75. Ovviamente no. Ah, ok. Dove dei disegni? Questa è una specie di enigma, porca merda. Forse è una combinazione, aspetta un secondo, perché... Ah, forse sto iniziando a capire. Allora, questo è un 2 o un 8, non ho idea, è scritto malissimo. Quindi in pratica dai disegni qui ci dà una numerazione. Perché c'è scritto un numero, quindi. Ed è... quindi qua risulta un 2 o un 8. Mi sembra più un 2, no, è un 2. Quindi, fate una cosa. Allora... qui è un 2. Per forza. Questo è un 2. E l'ho trovato. Poi però... vi faccio vedere. Allora, non corro molto perché mi ha fatto cagare in mano. Lui si è stancato. Ho detto, no, c'è un mostro. Allora, quello è un 2. Poi però c'è scritto... sono disegnate delle tubature del tipo.
Quelle non le ho viste in giro, quindi dovrei controllare bene. Tipo queste. No. Le casse un 1. Ma credo ci sia poi anche qui un altro numero. Questo è un 1. Cioè dovrebbe essere un 1. Problema rimangono le tubature. Quello dove diavolo mi tolgo fuori. Beccate il numero 9. Delle tubature 9. Quindi no minchia, oh. Si ferma di scatto e inizia ad ansimare. Io lo odio. Madonna, fai vedere. Porco Giuda. Aspetta, era allora, tubature 9. Questo è un 2 e un 8. Qui c'è un 1 e qui c'è un 1. 7, 1. Ole! Porco Giuda, perché è apparso il mouse? Oh mio Dio. È apparso il mouse. Da quanto ho festeggiato bene. Dio! Ci sono un po' per risolvere l'enigma, però ce l'ho fatta. Dovete spremere un po' le meningi alle volte, ragazzi. Queste porte rimarranno belle chiuse, mi sa. Vediamo, sogliate di poterti dire che il nostro dipartimento ricerca. Che cazzo era quel rumore? Rumori bizzarri, dove trovarli, signori miei? Mentirei se non vi dicessi che mi sto un pochettino cagando addosso. Perché è troppo tranquillo. Chi se ne frega? Accetta. Accesso, cazzo! Come si accede? Pixporn, subito! Yeah. Oh no, un altro codice. Qui c'è una sigaretta mal fumata. Questa? Non me la farà cogliere. Ottimo. Ah, ecco, adesso sì. Abbiamo dato al sistema di visione della porta dello scanner retinico, bene. Inserire la chip card, inserire la password, guardare l'obiettivo della fotocamera con l'occhio destro, attendo 3 secondi. Ah. Bene, abbiamo anche le istruzioni quindi per accedere al... Io non ho una chip card però. Ovvero che qui se lo chiede solo password. Questa è una cosa odiosa, non posso accendere la luce, è tutto in penombra. Io morirò. Guarda che ci sono cassetti ancora. Cioè, io lo sto facendo a caso. Però non credo ci sia nulla in questi cassetti. Porca di una puttana! Mi son cagato, ma stai scherzando per una merda di giocattolino? Cristo. E qui abbiamo concluso, dobbiamo trovare la chip card. Ah, Dio. È la cosa odiosa che non posso accendere le luci. Chissà cosa c'è in queste stanze. Uff. Puttana. Io non voglio l'infarto, io voglio vivere. Quest'altro l'abbiamo controllato.
Non so se siamo arrivati da qui, me la sono già dimenticato a dirla tutta. Non c'è un cacchio. Oddio, spero non ci siano inseguimenti bizzarri. Ok, mi sa che siamo arrivati da qui, Krishna. Se andassi qui. Fate da bravi. Io sono in ansia quanto voi. Mi continua a chiedere sta merda di password. Domani non so dove inserirla. Mi sembra che la password è 8975, qualcosa del genere. L'ho letta nel fogliettino. Madonna, mi sa che ho visto qualcosa. Chip card. Chip card, chiave d'accesso, non lo so che. Sbarre inutili. Minchia, raga. Ma perché mi sto aspettando continuamente che sbuchi qualcosa, porca di una puttana? E mi sto cagando in mano solo il pensiero. Vi giuro, mi sto cagando in mano e non c'è nulla ancora. C'è nulla, nulla. Però mi sto cagando in mano. E che cazzo di codice devo mettere? Non mi ricordo qual era. Sta zona non me l'era manco inculata. Ok, il paziente ha mostrato oggi alcuni comportamenti. Ha gridato tre persone e tre mostri, ripetutamente ogni 5 minuti. Nonostante abbia assunto regolarmente le sue medicine, le sue condizioni erano peggiori giorno dopo giorno. Bisogna scrivergli due compresse davanti. Questo sembra una sorta di password, no? Non so se sono date, ma c'è scritto. Cioè i numeri, oddio. Sì, i numeri però scritti in lettere. Sono scritti in maiuscolo. Vorrà significare qualcosa? Non lo so. Oh mio Dio, come ho fatto? No, raga. Madonna, non chiedetemi come ho fatto, su internet non c'è una soluzione, mi sono bloccato con sta merda e non capivo come fare e stavo buttando la combinazione, questa qui la stavo buttando a caso, perché le cifre sono giuste, dovete usare questa e questa, 3352, però le stavo invertendo un pochettino, quindi ho messo 2533, roba del genere, e ha funzionato. Madonna. Cristo, adesso inizia a diventare ancora più creepy. Però almeno una torcia, porco Giuda. Madonna, quanto è creepy. Minchia, non ce la faccio giocare ancora. No, le celle sono aperte. Oh merda, che è quella cagata? Oh, è sparito. Bene. Perché c'è un cazzo di cosa a dondolo qui? C'è una chiave, grazie. Madonna, questo gioco merita. E non mi pento che non lo sto facendo in webcam, perché mi cago in mano, Chris. C'ho un'ansia addosso che non avete idea. Scusa, ma questo non è un oggetto che serve, no? Devo controllare bene, perché chiavi e robe così sono piccoline, non le vedi bene bene.
Quindi bisogna controllare anche i cessi, perché... Ah, Gesù! La porca merda! Ah. Ok. Con calma. Non mi ricordo assolutamente che fosse così, comunque, non vorrei dire. Madonna. Non era così questa zona. Ma seriamente? Cristo di Dio. Cristo di un Dio. Porta a Dolly il suo xilofono. Cazzo, perché me ne è fotta di Dolly? Minchia. Il jump scare fra poco, eh. Chiappe strette, raga. Ecco, vedete, io non capisco che stiamo facendo noi. Se il tizio che ci ha catturato tecnicamente ci ha drogato, no? Quindi io vorrei capire. Ecco, ecco perché tipo era tutto troppo buio. Dovevamo ancora arrivare ad avere la torcia. Un po' me lo immaginavo. Tu mi prendevi il culo. Porta a Dolly il suo xilofono. Indietro non dobbiamo tornare. Ah, Cristo. Oh, cucci. Bene, lo xilofono. Quando prendi oggetti hai un po' la strizza. No, aspetta. Questo che cazzo me dovrei fare? Io devo portare lo xilofono, ma se porto lo xilofono non posso portare quello, l'uno o l'altro. Il paziente lamenta mal di testa unilaterale intenso che si irradia nei denti a causa causa nausea. A causa del deterioramento delle condizioni, il paziente sta sotto risonanza magnetica. Dio Cristo. Ma che è sta roba? Qui sbriluccica, madonna, ti vi giuro, da lontano sembra una chiave. Porta a Dolly il suo xilofono. Chi è Dolly, Cristo? Cioè, si riferisce al pupazzo quello lì nel coso, in quella specie di labirinto bizzarro, o quell'altro pupazzo? Cioè, non è un pupazzo questo qui. Quindi credo sia giusto. Oh. Io ce l'ho lo xilofono. Mannaggia la puttana. Credo si riferisca a quella merda, comunque, di pupazzo. Per forza di cose. Bene, dovrei aver fatto. Ho paura adesso. Non voglio correre, perché se corro poi me lo trovo davanti di colpo, io mi cago sotto. Poi venite voi a pulirmi il culo. Quindi vado con piano. A meno che non debba correre perché mi inseguo qualcosa. Sei felice adesso? Ora l'ho portato, Dolly. Mi stai prendendo per il culo? Metti i dadi sul mio cavallo. Cristo di un Cristo.
Dov'è che ho visto quei dadi di merda? Ok, ho trovato il dado. Sul mio cavallo. Il cavallo è qui. Tanto me ne chiederò un'altra di cosa, vedrete, eh? Almeno il numero di volte in cui si devono fare queste robe è almeno 3, minimo. Ok. Bene, tanto adesso mi chiederà, metti la testa di cavallo nella culla, non lo so. Perché sono le ultime cose rimaste, forse il pupazzetto nella culla, boh. Sono le ultime cose rimaste. La strizza, c'ho la strizza, signori miei, c'ho tanta strizza, io non corro perché non sono stupido. Mi aumenta l'ansia se corro, cosa c'è scritto? Ha detto, metti Mr. Peebles nel passeggino, che vi avevo detto. Quindi è il pupazzo che abbiamo visto, forse nella cella. Il passeggino, madonna santa. Chissà dove cazzo vuole arrivare. Ecco, probabilmente tutto questo è un trip e basta, cioè è solo un trip. Cazzo quel pupazzo di merda. Tia, questo. Ho paura. Posso andare ora? Dimmi, ti prego, che si apre quella porta schifosa. Madonna, è sparito quella merda di cosa che c'era lì. Signori. Gesù Maria. What the hell was that? E questo? Famiglia della vittima. Lisa. Confessione dell'omicidio. Chi è l'omicidio? Sospetti. Bill, che è il padre. Ah. Tom, Victor, Dan. Qui non ci sono, quindi non so chi siano. Non so, Lisa. Perché sono in una stanza? Ok. Non so se è un altro enigma. I remember this case. It happened in one of the episodes of my favorite show. Diana loved it too, but had horrible nightmares after the episode. Ok. Lisa, questa non è Diana, non è la figlia di lui, quindi. What? What? Porco Giuda! Che succede? Cristo, che creepy! Madonna, che creepy! Madonna! Gesù Maria! Dio! Oh mio Dio, ce l'ho fatta! Oh Jesus, che creepy che è sto gioco! Madonna! Poi il fatto che mi giri bene, cioè, è anche peggio, capito? Ok ragazzi, io spezzo qua questa prima parte. Spero vi sia piaciuta. Ragazzi, ditemi che ne pensate, buttate tanti like se vi piace come titolo. Guardate, è un indie, però per ora mi sta prendendo abbastanza tanto. Ragazzi, alla prossima parte. Ciao a tutti.